Ciao a tutti ragazzi, devo sistemare l'audio, lo so, sì, mi sembra alto, vediamo. Ma no, neanche tanto, mi abbasso un po' l'audio delle cuffie e basta. Mi sembra che ci sia, farò un po' il controllo. E siamo qui, benvenuti sulla nuova serie principale del canale, Shovel Knight, Shovel Off. Non ho niente da dire, è veramente un bel platform. Non l'ho ancora finito nel mio salvataggio privato. Intanto che facciamo inizio a partita, vediamo con tranquillità che è questo. Non ho ancora finito, però direi che sono a un buon punto. Come ben notate, sì, utilizzare i potenziamenti e armature non ne vedremo neanche un pochettino. Quindi nuova avventura con Shovel Knight. Se vedo che questa serie avrà successo, porterò pure quella di Plague Knight e Spectre Knight, perché ne ho tutte e due, quindi andiamo. Shovel, via. Prendi la pola e affronta la sera principale. Registra il tuo nome. No, non mi fai premere direttamente la O per scrivere così. Leone. È il mio nome. Fatto. Accedi alla modalità cambio corpo. Prima di cominciare, vorresti cambiare corpo di qualche personaggio principale? Nota, puoi eseguire questa azione in qualsiasi momento del menu pausa. No, assolutamente no. Quindi iniziamo. Confermiamo. Scelgo il profilo. E via. Shovel Knight è un bellissimo platform, veramente, a me piace troppo. Giù, difficile. Comunque, tanto tempo fa le terre erano selvagge, popolate da leggendari avventurieri. Si scorre da solo, ok. Tra tutti gli eroi nessuno brilla più di Shovel Knight e Shield Knight. Ma i loro viaggi insieme terminarono alla Torre del Destino, dove un amuleto maledetto sprigionò una tremenda magia. Quando Shovel Knight si svegliò, la torre era stata sigillata e Shield Knight non c'era più. Col cuore infranto, l'adorato Shovel Knight si rifugiò in una vita solitaria. Senza più campioni, la regione venne assediata da un vile potere, l'incantatrice e il suo ordine degli spietati. Ora la torre aperta incombe la devastazione. Sta per cominciare una nuova avventura. Ok, ci siamo pronti per iniziare. Ok. Di meglio in questi episodi la vedo così. Si farà un livello a episodio circa. E niente. C'è un pochettino di... No, è normale. Sì, ci sono un po' di bordi, ma è normale perché la definizione con cui lo sto utilizzando. Se faccio una cosa del genere, magari diminuiscono. No, non migliora la situazione. Opzioni, video. Sì, sto facendo la risoluzione. No, 1280x720. Sì. Poi è strano, dovrebbe essere... No, credo che sia normale. Mi dà un po' fastidio, però magari se faccio una cosa del genere... Così aumenta il bordo. Così aumenta il bordo. E se faccio una cosa così invece diminuisce? Nope. Non minimamente no. Non aumenta né diminuisce. Non si sistema, rimane così, basta. Non riesco neanche a ingrandirlo. Va bene, 1080x720p rimane così, fine. Vedrò se riesco a sistemarlo in qualche modo. Se no, niente. No, magari così invece no, i bordi rimangono. Tanto vale che mantengo il 1080x720. Sì, 1080x720, via. Scusate l'inizio di tutte le serie duro, cioè difficile. Allora, quello che abbiamo come arma una pala. Col tasto X si attacca, con A si salta, con B si attacca, con Y si attacca, con Select si va a vedere come si chiama il menu delle reliquie che vedremo più avanti. A sinistra non c'è nulla qua e niente. L'idea sarà di fare un livello più o meno a episodio. Questo è l'attacco verso il basso. Abbiamo una pala, quindi controlliamo se ci sono muri a scavare, che potrei essermi perso nel primo gameplay in questa zona perché non ho controllato in modo ossessivo tutti i muri. E quindi niente. Scaviamo, prendiamo i soldi. Gioco molto vecchio stile. A me piacciono tanto i platform. Se mi conoscete da abbastanza lo sapete che mi piacciono tanto i platform. Quindi diciamo che Shovel Knight c'era un po' da aspettarsi come serie prima o poi da me. Chi c'era proprio che ha visto pure la breve serie, che l'ho levata dal canale per non avere Mega Strike,
di Super Mario sa benissimo che è dal, proprio dal primo Super Mario che parte il mio amore con i platform. Poi negli anni sono sempre stato un giocatore molto di Super Mario, però ho apprezzato qualsiasi platform più o meno. Qua non c'è nulla nei muri, no, io controllo. Poi se c'è qualcosa bene, se non c'è nulla, ok. Spero che, se dà troppo fastidio, cambierò, vedrò di risolvere in qualche modo, farò dei test privati, però ecco, ho fatto dei test, ma non mi dava troppo così, cioè non era così la situazione, ecco, quindi, boh, vabbè. E niente, sarà un, di norma l'idea è fare un livello ad episodio, non importa la durata, quindi un livello ad episodio è l'idea. E basta. Sto andando molto spedito. Se volete andare molto spedito per molto tempo in questo gioco è normale, perché l'ho già giocato, quindi so già cosa devo fare per andare spedito più o meno. Non mi ricordo magari tutto, però la maggior parte delle cose me le ricordo, quindi so cosa fare in molte situazioni. Anche se ovviamente ci sono dei nemici che possono darmi fastidio in ogni caso, tipo questo. Quindi sì, niente. Shovel Knight è veramente un bel gioco, eh? Piaciuto tantissimo quando ci ho giocato, proprio l'unica cosa che mi fa un po' leggere, perché quando certe sconfitte mi uccidono dentro, però leggere nel senso chiudo il gioco, lo stacco, sospiro, riprendo, aia, ah, il primo danno della serie, si deve sempre arrivare a questo punto prima o poi, meglio all'inizio che dopo, dai. E quindi niente, sinceramente questo, vieni qua te. Muori, no, non sulle spine che è morte istantanea, se ricordo bene. Di certo non vado a testarlo, ecco. Dammi qualche soldi. È una nota musicale, chissà cosa farà mai. Spero che questa serie piaccia, perché io adoro sto gioco, molto bello. Facciamo un cambio leggero dai soliti roguelike che porto sempre sul canale. Credo di aver fatto un salto un po' troppo poco ferrato, ecco. E beh, spero semplicemente che quindi vi faccia piacere, che sia un'idea apprezzata per fare un cambio, invece di portare Isaac, la roba di Isaac comunque c'è adesso, cioè ci dovrebbe essere, sto registrando questa serie un po' in anticipo, prima di quando faccio anche il vlog, prima di quando comincia la mia vita universitaria, che infatti questa serie credo che avrà inizio dal 1° ottobre, se ricordo bene come volevo organizzarla. No, non scomparite, grazie. Apriamo questo, sì, scaviamo tutto perché ovviamente vogliamo ricevere tutti i bonus possibili. No, è scomparso, ho perso dei soldini. Vabbè, non che sia questa grande, diciamo, sconfitta, ecco, non ne pento estremamente tanto. Comunque, voi cosa ne pensate di questo gioco, di Shovel Knight, di tutto? Ditemelo un pochettino nei commenti, spero non stia laggando, ma mi sembra che sta andando fluido. Mi sembra che stia andando fluido, però ovviamente l'anteprima di OBS non è esattamente sempre perfetto. Piccola cosa da dire, lo faccio vedere tipo adesso? Sì, perché credo di non morire. Se distruggete queste cose otterrete altri soldi, ovviamente non avete i checkpoint, cioè perdete il checkpoint e tornerete in vita nel prossimo. Lo posso distruggere questo? No, forse i primi no. Forse questo no, però la maggior parte di questi possono essere distrutti. No, questo no, perché è quello più figo. Cioè, appena ne trovo un altro, provo subito di nuovo a distruggerlo. E a vedere com'è. No, non posso andare a sinistra, anche se non sembra. Cioè, a dire. E quindi niente, aspettiamo che questa roba venga da destra verso sinistra. Ammetto che sono abituato un po' più ai livelli un po' più avanzati del gioco. Non dico, sì, forse intorno alla penultima zona del gioco, ecco. Quindi sì, adesso se mi vedete andare tipo molto di fretta, molto di corsa, è perché ho preso un po' la mano con il gioco in sé per sé. Quando io prendo la mano con un gioco, come sapete, comincio a accelerare tutte le cose e poi a morire male, perché ogni tanto vi parte l'errore mentale, quindi niente. Oh, ciao nemico. Ciao scheletro, sì. E olè, si sale. Le musichette ve la lascio apprezzare mezzo secondo. Nel frattempo vedo se posso distruggere questo. No, forse nel primo livello non si può. Nei livelli successivi sì. Sono abbastanza certo. Lì c'è quello, quindi. Perfetto, ricordavo bene. Apprezzatevi un tocco la musichetta, dai.
Ok, ho fatto apprezzare un pochettino la host del gioco, però se riesco a ricordarmelo, perché non è detto, non lo ricordi, siamo sinceri. Cercherò di fare una cosa del genere a ogni livello, però non vi aspettate, non aspettatevi con certezza che lo faccia, perché semplicemente potrei dimenticarmene. Perché non sono la persona che più si ricorda cose del genere, ecco. Anzi, ogni tanto me ne dimentico, me ne dimenticano molto facilmente. Il livello non dovrebbe essere ancora molto lungo, aia. Lo voglio uccidere? Sì. Per soldi? Sì. Non so quanti hit servono, però. E ho rischiato di morire. Ok, la welcome niente per ora. Ok, preferisco saltarti sopra. Tra i primi salti, quelli. Tra i primi salti complessi, questo, dai. Quindi via, non farò un gameplay. Non vi aspettate un gameplay in cui cercherò di non fare morti. Aspettatevi video della durata approssimativa di mezz'ora circa. A meno che non comincio a morire nei livelli. Perché se non erro, i livelli durano più o meno quello. Quindi. A meno che non comincio a perdere male. Siamo lì. Scavando i muri. I muri da scavare in realtà si vedono abbastanza bene quali sono. Perché sono indicati quasi tutti. La maggior parte. Io proprio per sicurezza ci do una badilata a tutto, perché non si sa mai. Se mi perdo qualcosa, fuffa. Non. Semplicemente la son persa. Non ho l'obiettivo di fare il 100% del gioco in una serie. Ho l'obiettivo di divertirmi e portare una serie che mi piace. Quindi il gioco con voi. Non al 100% e vedere se volete vedere gli altri giochi della serie oppure no, cioè gli altri giochi DLC che sono poi personaggi diversi, una trama differente, cioè non una trama differente, la trama approfondita di quei personaggi stessi. Sì, siamo arrivati alla fine del livello circa. Sì, fine del livello. Sapevo che prima o poi ti saresti fatto vivo, codardo ceruleo. Torna sui tuoi passi, Shovel Knight. Qui non c'è più niente per te. Fatti da parte, Blade Knight. Non sono qui per discutere con te. Devo tornare alla Torre del Destino. La tua assenza ha offuscato i tuoi sensi, non vedi? Tutta la valle è stata conquistata dall'incantatrice. I suoi invincibili cavalieri dell'ordine dei rispirati non ti permetteranno di raggiungere la torre. Ma tutto questo non importa, perché chiunque dia la caccia all'incantatrice dovrà affrontare me. Affila la tua pala. Shovel Knight vs Blade Knight, il primo boss. Che è il primo boss. Ci sono morto abbastanza. Il pattern me lo ricordo ancora più o meno. Me lo ricordo ancora più o meno. Aia. Se muoio non mi lamento. Cioè, non è che non mi lamento. Semplicemente. Ah, speravo di colpirlo mentre facevo quell'attacco. Se muoio è normale, semplicemente perché è il primo boss ed è un bel po' che non lo faccio. Anche se siamo andati più avanti. Anche se sono andato molto più avanti. Fammi l'attacco magico. Olè, ti ritorna indietro. Mi sta per prendere con un salto all'indietro. Prenditi questo, dai boss. Con poca vita, ti sto per finire. Ah no, niente, peccato. Peccato, prima morte. Sono contento, meglio morire al primo boss che morire più avanti. Preferisco, assolutamente preferisco. Va, muoio qua, rifaccio il boss e evito di fare cazzate. I boss di Shovel Knight sono abbastanza, la maggior parte difficili. Diciamo che più avanti più secondo me diventano facili, perché cominciano veramente, cominci veramente ad essere una powerhouse di un alto livello come Shovel Knight. Aia. Perché comincia ad avere veramente tanta vita. E quando comincia ad avere tanta vita, semplicemente. Aia, speravo di non prenderlo. Vabbè, diciamo che ha fatto più male a te di quanto abbia fatto male a me. Ultimo colpo. E addio, Blade Knight. E ciao Blade Knight, per il tuo fugotto incredibile. Ah, una bella area di campeggio. Shell Knight sta cadendo dal cielo.
Prendiamola. E niente, buongiorno. Era un sogno, ovviamente. Era tutto un sogno. Scaviamo i fuochi e prendiamo soldi. E finiamo qua il primo episodio, uscendo dalla mappa. Pianure, livello superato. Primo episodio finito. Yay, perfetto. Spero che... niente. Quindi, per questo video è tutto. È tutto per iniziare. La serie registrerò piano piano. Spero prima di finirla tutta. Non credo che riuscirà a finirla, tipo, vi dico, sto registrando il 24, la dovrei finire in 2-3 giorni, però ci credo poco, potrei fare un chiusone, però vedremo, vedremo. In ogni caso, qua dove è tutto, ciao a tutti ragazzi, vediamo al prossimo video, ciao!